Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che vi terrà aggiornati in merito alle notizie più importanti del mondo videoludico. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Drive Club. Sony Computer Entertainment ha finalmente svelato la data d'uscita ufficiale del Racing Game Evolution Studios. Il titolo arriverà su PlayStation 4 il prossimo 8 ottobre. Il team di sviluppo si è scusato comunque per l'enorme ritardo, spiegando che il tempo a disposizione è stato utilizzato per sviluppare un racing game ricco di funzionalità social, oltre che estremamente performante dal punto di vista tecnico. Rimanendo in casa Sony, vi informiamo che il colosso giapponese ha pubblicato di recente il nuovo aggiornamento 1.7 destinato a PlayStation 4. Questo update ha introdotto alcune caratteristiche richieste a gran voce dall'utenza, fra cui la riduzione dell'intensità della light bar del DualShock 4. Presente anche l'applicazione Share Factory, che consentirà di personalizzare facilmente i video di gioco aggiungendo effetti speciali, telecronache con la sovrapposizione delle immagini tramite PlayStation Camera e persino colonne sonore. Si ritorna a parlare di Watch Dogs. Ubisoft ha infatti annunciato ufficialmente il Season Pass dedicato al gioco, che ci permetterà di vivere un'avventura inedita per la modalità single player. Qui vestiremo i panni dell'hacker T-Bone, una persona molto brillante intellettualmente ma anche eccentrica, che vive seguendo solo ed esclusivamente le proprie regole. Ma i contenuti non sono certo finiti qui, dato che avremo accesso anche a nuove armi, nuovi completi e un digital trip inedito chiamato Conspiracy. Vi ricordiamo, infine, che il titolo uscirà su PC, piattaforme Next Gen, PlayStation 3 e Xbox 360 il prossimo 27 maggio, con la versione Wii U che arriverà soltanto in un secondo momento. Novità anche per Nintendo. La casa di Kyoto ha finalmente svelato i suoi piani per l'E3 2014 di Los Angeles, rivelando però che al posto di una tradizionale conferenza al pubblico, trasmetterà invece il Nintendo Digital Event, ossia un programma video inedito tramite cui l'azienda svelerà tutti i dettagli dei titoli più importanti in uscita su Wii U e 3DS. I piani della società per la kermesse Los Angelina non finiscono qui. Ben 16 fra i giocatori più abili di Super Smash Bros. Saranno infatti invitati a partecipare ad un grande torneo presso il Nokia Theater. Nel corso di tutta la fiera saranno inoltre mandate in onda diverse dirette in live streaming, che forniranno agli utenti varie dimostrazioni di gioco registrate direttamente dal vivo all'interno degli stand Nintendo. Insomniac Games ha svelato una serie di nuovi dettagli relativi a Sunset Overdrive, il titolo che la compagnia sta sviluppando in esclusiva per Xbox One. Veniamo a sapere infatti che il gioco sarà caratterizzato dalla presenza di moltissime armi, premi, potenziamenti e personalizzazioni. L'obiettivo della compagnia dunque sembra essere quello di tornare allo stile che contraddistinse i loro primi prodotti, fra cui la celebre saga di Ratchet & Clank. Altre informazioni di gioco comunque arriveranno il prossimo 8 maggio. Restate quindi sintonizzati su EveryEye.it per non perdere nessun aggiornamento. La software house Techland, autrice della saga di Dead Island, ha comunicato di recente che il suo dungeon crawler Hellraid sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco sarebbe dovuto uscire in precedenza su PS3 e Xbox 360, ma la software house ha deciso di utilizzare il nuovo motore grafico Chrome Engine 6, preferendo infine dirottare lo sviluppo sulle console di nuova generazione. Il gioco uscirà ufficialmente l'anno prossimo, ma il team ha pianificato il rilascio della versione PC tramite Early Access, ovviamente su Steam. Disney Interactive ha finalmente svelato Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes. Il gioco vedrà per la prima volta la presenza di moltissimi eroi dell'universo Marvel, fra cui Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk e ovviamente Iron Man. Ogni eroe godrà ovviamente di caratteristiche e abilità uniche. Saranno disponibili i consueti starter pack contenenti 3 personaggi per confezione, ed uno di questi includerà il potente Dio del Tuono accompagnato dalla letale Vedova Nera e dal carismatico Tony Stark. Tutti i personaggi del precedente capitolo, così come le creazioni del Toy Box, saranno pienamente compatibili con questa edizione. Questa nuova modalità, infine, vedrà la presenza di elementi generati proceduralmente, insieme a tantissimi oggetti legati al mondo dei fumetti. Il gioco verrà rilasciato su tutte le piattaforme nel corso del periodo autunnale. Inoltre sarà disponibile una versione per dispositivi iOS. Microsoft ha annunciato ufficialmente che Xbox One arriverà in Cina nel corso del mese di settembre. La casa di Redmond ha infatti stretto una partnership con la compagnia Best TV e le due aziende collaboreranno per riuscire a diffondere il marchio Xbox presso tutti i gamer cinesi. Nelle prossime settimane verranno infine rivelate alcune iniziative speciali per il paese e inizierà una grandissima campagna pubblicitaria che coinvolgerà TV e stampa nazionale. Chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questa settimana non può che andare a Child of Light.
l'RPG di Ubisoft ci ha letteralmente ammaliato, trasportandoci in uno splendido mondo fiabesco realizzato tramite l'eccezionale UbiArt Framework. Un gameplay coinvolgente unito ad una caratterizzazione del mondo di gioco davvero impeccabile rendono l'ultima fatica dello sviluppatore francese una delle produzioni digitali migliori dell'anno, caldamente consigliata sia agli amanti dei giochi di ruolo sia a tutti coloro che sono alla ricerca di una dolce ed eterea fiaba della buonanotte. Il flop di questa settimana lo assegniamo a Rockstar Games. A causa della chiusura dei server di GameSpy, infatti, tantissimi giochi sviluppati dalla compagnia verranno gravemente penalizzati per quanto riguarda il multiplayer online. Nella versione PlayStation 3 di Red Dead Redemption, ad esempio, sono state interamente rimosse le funzioni del Social Club, mentre in Grand Theft Auto 4, sulla console Sony, non sarà possibile accedere alle classifiche online. Pessima notizia anche per Max Payne su Mac, dove l'intero comparto multiplayer appare del tutto inaccessibile. Dal canto nostro, speriamo che lo sviluppatore decida di trovare una soluzione definitiva, magari utilizzando nuovi server. Con questo è tutto per l'edizione odierna di Video Game News, vi salutiamo e ci vediamo come sempre il prossimo lunedì.